to forgive, but it's not enough to make it all okay. You can play on broken strings, you can feel anything that your heart don't want to feel. I can tell you something that ain't real, all that truth. Manca, te lo dico, è proprio una continua sensazione di leggera ansia e di contrazione fisica, qui non mi arriva. Ricordati sempre che Broken, ricordati sempre quello che c'è scritto su Broken Strings, eh? Quindi si è spezzato qualcosa, quindi sì. Sono delle corde rotte, dei fili rotti che sono dei fili che si sono spezzati, dei collegamenti, quindi se c'è qualcosa che ti ha fatto soffrire tanto, deve uscire fuori questa cosa, nella storia. Quindi cioè, lui ha sofferto troppo per qualcosa, si è rotto, lui non riesce a tornare indietro, non riesce a perdonare quello che hai provato. Il dolore ti ha talmente freddato e chiuso che non riesci più a provare qualcosa. Perché ridi? Quella da Alessandra mi capite. Non ho fatto nulla, eh? Va bene, va bene, va bene. Quando sul finale tu chiedi di vuoi provare a lasciarti stringere, quindi di provare qualcosa, non è una richiesta. Ti prego, fammi provare qualcosa. È una disperazione sempre da uomo, quindi c'è sempre una sofferenza, ma con orgoglio di base. C'è sempre quell'orgoglio sotto, che non ti deve mai lasciare cadere, dall'inizio alla fine. Quello che serve... Let me hold you for the last time, the last chance. Cioè, il modo è proprio continuo. Stai sempre sul tempo, non devi mai allargarti in questo brano. Lo so, perché non mi sono mai allargato? Un pochettino sì ancora. Sì, Valerio, tendi, cioè. Vabbè, non è che te lo dico per scherzo. Perché devi pensare che ti dica una stronzata? No, perché prima, forse prima con la base. Perché le allenta la base. Chi se ne frega se allenta la base? Quello che deve arrivare. Sì, tu... se allenta la base c'entra. Sì, ma anche se fosse 4 punti più lento in generale, anche se fosse un brano... Stare sul tempo vuol dire che non mi appoggio. E anche se voglio creare ansia. Let me hold you. Cioè ci metto let me hold you. Ci metto tensione addominale. Anche se la faccio più lenta, chi se ne frega se è lento o veloce? La tensione, il nervosismo, la durezza non è in base alla velocità del brano, è in base all'intenzione che tu ci devi mettere. Quello che mi manca è questa intenzione, che non sei abituato, perché tu sei abituato ad allargare. E quando ti trovi a brani davanti con un'intenzione diversa, più stretta, più ansiosa e più forte, allarghi e quindi quella tensione viene a mancare. Adesso ogni tanto, ieri in prova hai fatto delle cose giuste, dicevo stai su, quando alzi la laringe e ti sforzi a tenere alzata la laringe, a tenere una tensione addominale, succede qualcosa anche nel modo in cui ti esprimi nel suono, è quello che vorrei che tu capissi. Più sei ieri in prova, a parte che ieri le prove abbiamo fatte di pomeriggio tardi.
E che quello c'entra. Ma Valerio, ma questa cosa qua... Mi puoi mettere quanto la voce è calda il pomeriggio tardi e quando la voce è calda la mattina? Ma Valerio, ma questa cosa qua non me la devi dire, hai capito? Perché io non faccio sta roba dell'altro ieri. Cioè, ogni volta... ma non mi puoi dire sì, però io adesso ho difficoltà a prendere le note alte, per cui io dall'inizio sto pensando... Sai perché hai difficoltà a prendere le note alte? Non pensare note alte, piuttosto marcale quelle note. Te l'ho detto 100 volte. Noi stiamo parlando della strofa. Stiamo parlando della strofa. Sì. E in più ti dico, in questo momento l'errore che stai facendo è non metterti in condizioni di svegliarti vocalmente la mattina. Non c'è il tempo. Più andiamo avanti nelle settimane, peggio sarà, ragazzi. Cioè, non è che più avanti, io quello che sto vedendo è questo. Più avanti si va, più mollate. Sì, allora no. Cioè, ma perché devi mettere in dubbio quello che ti dico? No, più avanti si va, più mollate no. Cioè. Invece te lo dico, Valerio, quello che io vedo da qua, che tu dovresti avere il pepe sotto le chiappette, capito? Invece no. Vabbè. Ma cosa vuol dire vabbè? No, a me non sembra così. Allora, cioè, sembra che più avanti andiamo, facciamo cagate, scusami, Ascolta Valerio, io non mi voglio innervosire, no. Però se ogni volta che ti dico qualcosa, ogni volta di questo tipo, tu prendi e dici, no, c'entra, perché allora, io non sono abituato a dire delle cose che non sono reali, hai capito? Sì, però adesso in questo pezzo non mi sembra, per esempio... A te non sembra, ma vedi quello che sembra a te, vuol dire che allora non c'è fiducia in questo caso. Non dire allora così, perché smettila non è così. Di dirmi non sembra. No, perché tu mi dici, mi allargo sul tempo, no, ieri... lo saprò io, sì, se però, mi sul tempo sì, lo sento però, nel momento no, aspetta un attimo, dico. Se tu mi... Io ti dico, io ho difficoltà a cantare la mattina, ed è un dato di fatto che io la mattina... Adesso penso che, siccome già la sera comunque non mi viene semplice fare quel sol diesis, che cavolo di nota è, mi viene difficile pure alzare, però la sera... Sì, Valerio. Voglio farti rendere conto di una cosa, ma io quell'altro. Ragazzi, siete in una possibilità unica, più unica che rara. Capito? Più unica che rara, Valerio. Quindi preparatevi mentalmente, che più il tempo si accorcia e più brani vi troverete da fare e più roba vi troverete da preparare, da imparare a memoria, da entrare nel brano velocemente. Non avete tempo più di rilassarvi. Dovete tirare, sono gli ultimi periodi, qui adesso peggiora la situazione, non migliora, peggiora. Quindi mentalmente, fisicamente, mi devo mettere in condizione di farlo. Quando si dice mens sano in corpore sano, e non è che mi arrabbio con voi perché lei sta fumando troppo e non se ne rende conto, è un problema suo. Poi arriva la serata, la voce si spezza, deve fare 10 brani, 12 brani non ce la fa. Capito? Se non vi sostenete anche mangiando le cose... Non dico, non dovete avere una dieta restrittiva, no, dovete mangiare delle cose che non vi mettano in condizioni il giorno dopo, la mattina dopo, di lavorare così, perché io ho lo stesso problema, io devo spiegare delle cose a te, se devo spiegare delle cose a te, io mangio delle cose che il giorno dopo mi danno la possibilità di spiegartele, questo è, capito? Stasera tanto sono le prove in studio. Sì. Ciao. Ciao Vale. Felpa, Vale. Prova leggermente più lunga. Anche in voce, come te la senti? Fammi vedere come te la senti tu. L'importante è che tu dimmi quando.
un po' di più quel secondo quanto, perché c'è proprio l'ispirazione, eh? Non c'è.